Buongiorno ragazzi, ed eccoci qui, finalmente siamo giunti all'ultima lezione di questa serie di video lezioni che conclude appunto il corso di sistemi operativi. In questa lezione parleremo dell'hard disk, parleremo degli algoritmi di scheduling, ovvero sia degli algoritmi che servono appunto per la gestione di questa preziosa risorsa. Questa risorsa sicuramente ha avuto nel corso degli anni una evoluzione molto significativa, soprattutto per quello che riguarda probabilmente il costo, che lungo gli anni ha subito dei forti decrementi, ma soprattutto anche per quanto riguarda il lato tecnologico. Siamo passati da dischi meccanici fino ad arrivare a dischi in formato totalmente elettronico. Molti di voi sapranno a cosa mi sto riferendo, agli SSD, ai dischi allo stato solido. Però diciamo che in realtà, proprio perché i dischi meccanici comunque non sono caduti in disuso, ci occuperemo prevalentemente di scheduling del disco meccanico. Bene, detto questo, vediamo subito quali sono gli argomenti di questa lezione. Ecco, quindi memoria secondaria e terziaria, perché faremo anche accenno pure alla memoria terziaria. Allora, vedremo in primis la struttura del disco, vedremo poi subito dopo quali sono i criteri di gestione del disco, quindi lo scheduling del disco. Poi vedremo che cosa intendiamo per strutture RAID, quindi si tratterà di mettere insieme più dischi per poter avere qualcosa in più, o prestazione in termini di affidabilità, o prestazione in termini di velocità, o anche entrambe, a seconda di quanti dischi disponiamo. Qual è la configurazione a cui vogliamo fare riferimento? Poi vedremo in che modo questi dischi possono essere connessi al sistema, qualche cenno alla memoria terziaria e poi prestazioni in generale di questi dispositivi. Allora, struttura. Cominciamo subito con parlare della struttura del disco. Dal punto di vista concettuale, possiamo immaginare come l'hard disk come un grande vettore, un grande array, se vogliamo vederla in questo modo, in cui sono memorizzati i dati. Quindi ogni celletta ha un proprio indirizzo e quindi è possibile memorizzare in ogni celletta un dato. Ovviamente quando si trasferiscono i dati sul disco, non sono trasferimenti sia da e verso il disco. Non sono trasferimenti che riguardano il singolo byte, ma fondamentalmente in genere si utilizza leggere e scrivere blocchi. Quindi l'unità minima di trasferimento, ricordate, è il blocco, quindi non è il singolo byte. Si inizia la numerazione, abbiamo parlato di questo vettore di dati, e la numerazione comincia, come facilmente potrete immaginare, da zero. E questi dischi, che appunto hanno una forma circolare, hanno delle numerazioni che adesso andremo a verificare un po' meglio, che partono dall'esterno, la numerazione parte dall'esterno del disco da 0 fino ad arrivare a un certo n che si trova come cerchio, diciamo così, più piccolino all'interno dell'hard disk. Ma sono definizioni che adesso andremo sicuramente a dettagliare meglio con le prossime slide. Che ho cercato di arricchire con una grafica in modo tale da rendere più semplice possibile la comprensione di questo oggetto, l'hard disk. Allora, vediamo un po' sempre più da vicino che cosa intendiamo per hard disk. Allora, intanto guardiamo qui, questo è proprio un disegno di un hard disk scoperchiato. Non fatelo, ragazzi, perché una volta che è stato aperto un hard disk, al 99%, per non dire il 100%, non è più idoneo all'uso della memorizzazione di dati perché, tanto per dirne una, all'interno del disco di questo involucro metallico è contenuta una sostanza gassosa, sicuramente molto più leggera, proprio per permettere una fruizione, uno scorrimento delle parti meccaniche molto, molto più rapido, in modo che trovi meno attrito. Con questo gas, quindi una volta aperto il hard disk, diciamo che fondamentalmente è lo siete giocato. Quando si aprono gli hard disk in genere nei laboratori specializzati, altamente specializzati, questi dischi vengono aperti appunto in camere iperbariche particolari con gas particolari, proprio perché, come vi ho spiegato, bisogna
essere molto attenti a quelle che sono, rispettare quelle che sono le tecniche costruttive, quindi soprattutto quelle che riguardano i gas che sono stati introdotti in questa scatoletta per farlo funzionare al meglio. Allora, diciamo subito che ovviamente l'hard disk è un dispositivo meccanico e ovviamente soffre proprio per questo motivo di lentezza, soprattutto se paragonato ai dispositivi elettronici, totalmente elettronici, come per esempio questa CPU o la memoria, poiché non c'è nessun movimento meccanico, quindi ovviamente sono estremamente più veloci rispetto a un hard disk tradizionale, ovviamente, perché se parliamo di dischi allo stato solido le cose cambiano notevolmente. Però, come ho detto e come ho anticipato, noi comunque tratteremo questo oggetto con dovuto rispetto e importanza, poiché esso, comunque, per una serie di ragioni, continua e continuerà a rivestire ancora per lungo tempo una sua importanza e un suo posto di pieno rispetto, di pieno onore. Questi dischi fondamentalmente ruotano a velocità molto elevate. Diciamo che attualmente per dischi sui server abbiamo velocità che vanno dai 10.000 dai 10.000 ai 15.000 giri al minuto. In realtà questo parametro ve lo potrete leggere proprio sulla targhetta, se prendete un hard disk c'è scritto sopra e lo troverete sotto il codice RPM. RPM sta proprio per rounds per minutes, cioè giri al minuto. Ovviamente queste velocità dipendono molto dall'uso che occorre farne dal dischi. Diciamo che è auspicabile avere un disco da un elevato numero di RPM. Ovviamente un elevato numero di RPM comporta maggiore calore, maggiore energia, quindi maggiore rumorosità e anche probabilmente anche una minore affidabilità, perché comunque diciamo in termini vitali ha una vita, un ciclo di vita un pochino più breve rispetto a dischi che girano un po' più lentamente, per proprio un problema di ordine pratico, di usura, come potrete facilmente immaginare. Come già potete osservare, anche da questo piccolo disegno, adesso lo vedremo anche meglio successivamente, però già lo anticipo adesso, da questo spaccato di questo hard disk, allora noi abbiamo il vero e proprio, il vero e proprio la parte di che avevo visitato, cioè il vero e proprio disco. E questo qui, quello che vedete, è circolare. In realtà non è un solo disco, ma sono più dischi impilati uno sopra l'altro che girano insieme. Poi abbiamo il braccetto, vedete quest'asse che porta proprio in cima una piccola punta che è la testina di lettura e scrittura sul disco, sulla superficie del disco. E la distanza che c'è tra la testina e il disco è davvero dell'ordine delle frazioni di millimetro. Perché in questo modo diciamo, si ha una maggiore precisione sull'area da dover interessare per l'operazione di lettura e scrittura. Giusto per curiosità, vi dico, vedete questa parte qui, in tutti i dischi ce l'hanno, sono delle calamite particolari, anche abbastanza costose, sono calamite al neomidio. Se quindi per qualche motivo dovete buttare via un disco, provate a smontarlo, quindi a questo punto, e provate a vedere queste calamite che forze di attrazione hanno. Il motivo per cui queste calamite sono così potenti è perché devono comandare il braccetto e farlo spostare dalla parte esterna del disco fino alla parte interna del disco in maniera più rapida possibile. E siccome questi spostamenti sono mossi da una forza elettromagnetica, se questo magnete è molto forte, di conseguenza anche lo spostamento conseguente di questo braccetto qui, è molto veloce nell'ambito dello scorrimento sul disco. Ciò che dobbiamo valutare sono, ragazzi, due tempi che sono molto importanti. Un tempo è proprio importante più su tutti, che è il seek time. In realtà dobbiamo parlare del seek time e del latency time. Allora, il seek time è il tempo che impiega la testina, vedete, in questo caso la sto indicando, proprio la punta del braccetto, per raggiungere una determinata zona di intervento, quindi andando dalla periferia, che sarebbe la parte esterna del disco,
fino ad arrivare alla parte interna del disco. Quindi, se per esempio in questo istante mi trovo esattamente dove mi trovo, cioè in questo punto qui del disco, se io voglio raggiungere questo punto, ovviamente dovrò spostare questa testina e questo tempo di per lo spostamento viene chiamato proprio il seek time. I dati che poi voglio leggere o scrivere potrebbero trovarsi come dire, nell'ambito della geometria del disco, non in questo punto, ma potrebbero trovarsi in un altro punto, per esempio qui, dove sto in questo momento indicando. Quindi che significa? Che nel momento in cui la testina si è spostata nel punto giusto, dovrà aspettare un tempo determinato per far sì che quell'informazione arrivi, grazie alla rotazione del disco, a sfiorare le testine del disco. Questo tempo viene appunto chiamato tempo di latenza, latency time. Perché è più importante il seek time? Poiché per quanto riguarda il latency time, questo dipende fortemente dagli RPM. Quanto più è veloce il disco, quando maggiori sono gli RPM, rounds per minutes, tanto minore sarà questo tempo di latenza, di attesa dello scorrimento dal dato per arrivare sotto la testina. Ma perché non è tanto importante questa latenza? Perché in qualche modo non possiamo, non, non dipende, non abbiamo nessun parametro di intervento su di essa, perché i giri dell'hard disk sono prefissati, quelli sono e non possiamo variarli. Mentre ciò che possiamo in qualche modo gestire, il seek time, non direttamente, perché comunque i tempi di spostamento della testina, la velocità di spostamento della testina, quando noi comandiamo di fare delle operazioni, sono determinate appunto dalla potenza del magnete, da questi parametri. Quindi, da questo punto di vista, neanche possiamo fare nulla. Però possiamo, per migliorare questo seek time, nel momento in cui dobbiamo accedere a diversi punti, possiamo effettuare una scelta su qual è il punto più opportuno, in modo tale che poi complessivamente avremo un seek time complessivo minimizzato al massimo possibile. Quindi è importante comprendere che proprio questo seek time è il parametro sul quale possiamo eventualmente giostrare, effettuare delle scelte che ci permettono di migliorare una performance complessiva. Se valutiamo l'hard disk da un punto di vista molto generale della gerarchia delle memorie, se vi ricordate, questa è una delle prime figure che abbiamo visto, anche se non tridimensionale, però fondamentalmente il concetto è analogo. Nell'ambito della gerarchia delle memorie, appunto nei quali appunto l'hard disk rientra a pieno titolo, noi abbiamo classificato le memorie in base alla ve loro velocità di funzionamento. Quindi in punta a questa piramide, vedete, ci sono i registri, poi c'è la cache e poi c'è la memoria principale. E questa memoria fa parte del blocco della inboard memory, cioè che si trovano effettivamente proprio sulla scheda madre. Sulla scheda madre abbiamo tutti questi oggetti, quindi sono attaccati alla scheda madre. Poi abbiamo sull'outboard storage, quindi tutto ciò che va fuori, quindi i dispositivi di memorizzazione, abbiamo proprio, tra l'altro intendiamo quindi DVD, CD, eccetera, eccetera, proprio l'hard disk. E poi offline storage abbiamo per esempio i nastri magnetici. Quindi nell'ambito di questa gerarchia piramidale, l'hard disk comunque occupa il primo posto dell'outboard storage, quindi della memoria fuori scheda madre. Quindi anche questo è molto importante, ma è importante comunque perché, comunque, come ho anche accennato all'inizio, costituisce sicuramente uno dei dispositivi di primaria importanza per l'archiviazione dei nostri dati. Direi subito di fare anche un paragone su quello che è l'SSD. Ripeto, anche se in questa lezione noi non trattiamo l'SSD, però credo sia giusto fare un rapido cenno, dato che comunque sta entrando sempre più nel mercato e probabilmente il PC dal quale in questo momento state visualizzando questa lezione sicuramente potrà essere corredato di un SSD. Allora, l'SSD è un disco allo stato solido. Come potete vedere, il disco tradizionale è formato da queste parti meccaniche, quindi disco, il braccetto, la calamita, tutti questi oggetti qui. Invece, in questo caso, vedete, l'SSD è composto da tutti i chip di memoria. Tra l'altro, l'SSD stesso sta avendo ulteriori evoluzioni, grazie alle quali è possibile avere ulteriori miglioramenti sulle sue prestazioni. Vediamo un po', però, facendo un confronto
tra questi due oggetti di due categorie notevolmente diverse, quali sono i parametri sui quali effettivamente notiamo e riscontriamo delle notevoli differenze? Allora, sicuramente il primo parametro è il costo, la cosa più interessante, insomma, per quello che riguarda l'acquisto. Il costo per un hard disk, se lo paragoniamo ovviamente per gigabyte o per terabyte, quindi per unità di prescelta di memorizzazione, il costo di un hard disk tradizionale è molto più basso e invece il costo di un SSD è molto più alto. Per questo motivo diciamo che gli SSD vengono impiegati in maniera ibrida sul nostro sistema, nel senso che vengono impiegati insieme a un hard disk tradizionale. Che cosa, in che modo? Si sfrutta la velocità e la potenza di un SSD soltanto per alcuni dei dati, non per tutti i dati. Se per esempio dobbiamo memorizzare brani musicali o un film, è molto più opportuno memorizzarli su una periferica tipo un hard disk tradizionale, non un disco al stato solido, perché per il recupero di questo oggetto non occorrono dei tempi strepitosi. Invece quello che è importante usare un SSD per memorizzare, per esempio, applicazioni che devono girare in termini molto molto veloci. Quindi stiamo parlando di applicazioni audio-video, anche lo stesso sistema operativo. Lo stesso sistema operativo conviene memorizzarlo, salvarlo, configurarlo su un SSD e poi tutti gli altri dati eventualmente li andiamo a salvare su un disco tradizionale. Quindi dicevo, il primo parametro è il costo, quindi alto un SSD e basso per un hard disk tradizionale. Per quanto riguarda la capacità, ovviamente la capacità di un SSD è ancora alla sua attuale bassa, mentre è molto alta per quello che riguarda un hard disk tradizionale. La delicatezza è intesa in senso meccanico, quindi un hard disk tradizionale, poiché è composto da parti meccaniche, basta una spinta, un urto, una caduta e purtroppo il disco diventa subito irrecuperabile, proprio in virtù del fatto che vi ho spiegato prima, poco fa, che la distanza tra questa puntina, la testina, cioè del braccetto, e il disco è di solo frazione di millimetro. Quindi basta una piccola scossa, un urto, comunque una piccola vibrazione che può purtroppo danneggiare in maniera definitiva ed irreparabile un hard disk. Quindi dal punto di vista della delicatezza, ovviamente il disco SSD ha una bassa delicatezza e un HD normale, tradizionale, ha un'alta delicatezza. Per questo motivo, diciamo, si sceglie spesso e sovente di impiegare sui portatili non più un disco tradizionale, ma un SSD. Tra l'altro, non c'è questo parametro, proprio l'energia elettrica, cioè la potenza, come dire, l'energia richiesta per il suo funzionamento. Per un SSD è molto più bassa, mentre per un hard disk, dovendo muovere tutta questa giostra di oggetti, ovviamente richiederà maggiore energia. Quindi per un portatile l'SSD è proprio l'ideale. La velocità, ovviamente, di accesso è proprio il punto di forza dell'SSD, che è estremamente alta, la velocità, e mentre nel caso di un hard disk tradizionale, la velocità di accesso è più bassa. Però con i dischi di generazione moderna, comunque è una velocità comunque sostenuta, ma sicuramente non è paragonabile alla velocità di un SSD. Prima di cambiare, mi permetto di fare ancora un ulteriore paragone che non è qui segnato. Qui, su questa slide, noi abbiamo l'hard disk tradizionale e l'SSD come dischi, ma in realtà noi possiamo anche definire come disco anche parte della memoria centrale. Ci sono molti programmi che fanno questo. Lo scopo qual è? Proprio di rendere estremamente veloce l'uso di questo oggetto. In realtà, quando si crea un disco, si chiama disco RAM, appunto, cioè è una parte della RAM che normalmente non viene utilizzata perché, per esempio, avete molta RAM. Quindi quella parte di RAM che non è utilizzata la si può configurare come un hard disk e quindi magari si può configurare dentro, installare all'interno di quest'area un programma o accedere ai dati che dovete usare con grandissima velocità. In tal caso, diciamo che l'SSD in quel caso diventa davvero lui la risorsa meno performante. Cioè il disco RAM, cioè tra l'hard disk tradizionale, l'SSD e il disco RAM è quello che di gran lunga li batte entrambi, soprattutto batte l'SSD che già di per sé è un dispositivo di grandissima velocità, però ovviamente di contro
non si può avere un disco RAM per il semplice motivo di costi che attualmente sono assai elevati. Quindi diciamo che abbiamo un'elevata velocità che può essere giustificata soltanto per particolarissime applicazioni. Bene, vediamo subito alcuni dettagli della struttura dell'hard disk. Ne abbiamo cominciato a parlare, ma vediamo un po' più da vicino. Allora, vedete, in questo caso si vede un po' meglio perché questo è un disegno, uno spaccato. Vedete, in questo caso io ho i veri e propri piatti che sono solidali tra di loro. Quindi, quando tutto gira, gira in maniera solidale, nel senso che se abbiamo, per esempio, un disco che gira 10.000 RPM, questo riguarderà tutti i piatti di cui è composto l'hard disk. L'hard disk quindi è composto da tracce, quindi su ogni piatto possiamo disegnare idealmente un cerchio, e questo cerchio viene appunto chiamato traccia, la traccia di memorizzazione. Questi dischi sono costituiti appunto da materiale ferromagnetico, quindi quando la testina, che il braccetto con la testina che scorre sopra, viene magnetizzato, riesce a polarizzare opportunamente la sostanza ferromagnetica in modo da memorizzare i 0 e 1, questa informazione, in maniera permanente. Quindi, anche se manca la corrente, l'informazione resta comunque su di essa, ben incisa. Poi abbiamo un'elettronica di controllo. Vedete, qua c'è tutto questa piattina di contatti che arrivano in una scheda. Che gestisce appunto una serie di operazioni possibili sulla testina, questa è sulla testina, sul braccetto. In realtà, qui abbiamo anche la logica di controllo della velocità del disco, insomma, tutto ciò che riguarda l'elettronica di controllo, che riguarda i movimenti meccanici del disco. E poi abbiamo l'attuatore, che è appunto questa parte sulla quale appunto viene posizionata le testine. In realtà queste testine, vedete che sono più testine, sono più braccetti, più spesso vengono chiamate come pettine, però perché hanno la forma di tante protuberanze che insieme, in maniera solidale, perché attaccate all'attuatore, vengono a navigare all'interno dei dischi, di questi piatti ferromagnetici. Allora, vediamo adesso più da vicino, ci andiamo sempre più via via nel particolare. Allora, come è fatto un hard disk, quindi la struttura di hard disk? Allora, visto in maniera ideale, possiamo immaginare, come abbiamo detto, delle tracce, quindi cerchi disegnati sopra. Quello più esterno si chiama traccia 0, fino ad arrivare a quello più interno, che si chiama traccia N. Quindi immaginate, per esempio, un hard disk a 200 tracce, avremo da 0 a 199. Quindi si comincia la numerazione dall'esterno e si arriva a quella interna che è 199. Questi cerchi concentrici poi vengono suddivisi ulteriormente. In realtà, immaginate come una torta, no? Come tanti spicchi, ne ho disegnati alcuni. Questi spicchi vengono definiti settore. Si parte da un settore con numerazione 0, settore di numerazione 1, 2, 3, fino ad arrivare all'ennesimo settore. Quindi io sto dividendo il mio disco in tracce e poi ulteriormente la possibilità di dividerle in settori. Inoltre, poiché sono più piatti, sulla quale abbiamo detto, anche dalla slide precedente, si vedevano più piatti che girano in maniera solidale intorno all'attuatore, io ho la possibilità di effettuare un'ulteriore definizione. Se per esempio, immaginate, ecco, in questo caso io ho il piatto rosso, questo blu, questo celeste, eccetera, eccetera. Quindi una serie di piatti messi in serie, e immaginate appunto questi braccetti che vanno a immergersi all'interno di questo disco per andare ad accedere ai vari punti del disco. Immaginate che per ogni diametro prefissato, per una certa traccia, se vado a considerare per lo stesso diametro, a parità di diametro, vado a conteggiare, a considerare anche le altre tracce presenti sulle altre facce degli altri dischi, allora otterremo quello che viene chiamato più propriamente come cilindro. Cioè, in parole, un cilindro che cos'è? È un insieme di tracce che hanno lo stesso, cioè tanti cerchi, no? Quindi che hanno lo stesso raggio. Quindi, in qualche modo, io ho la possibilità di indirizzare specificamente un dato nell'hard disk impiegando proprio questa terna, ovvero sia cilindro, traccia e settore. E quindi con queste informazioni, con queste coordinate,
ho la possibilità di indirizzare dati specifici scritti in hard disk. Occorre fare ancora qualche confronto, anche di carattere storico. Infatti, vedete, qui abbiamo un floppy disk. Anche questo era partizionato, era suddiviso, meglio dire così, in parti come lo è attualmente un hard disk. Attenzione, ragazzi, su questa slide ho messo propriamente un CD-ROM, perché anche se è un disco. Però guardate, ragazzi, c'è una grande differenza tra un CD-ROM e un hard disk, oppure un disco tipo floppy. Perché? Perché, ragazzi, mentre un CD-ROM viene inciso a partire dall'interno verso l'esterno utilizzando una spirale, quindi non abbiamo dei cerchi concentrici nel caso del CD-ROM, ma abbiamo una spirale che parte con un punto iniziale dalla parte interna, dove più o meno mi trovo adesso con il puntatore del mouse, fino ad arrivare alla parte esterna. Quindi immaginate una spirale che si allarga dall'interno verso l'esterno. Ecco, quindi abbiamo questa forma. Quindi è notevolmente diversa la forma rispetto, cioè il formato di incisione rispetto al formato di incisione su un disco tipo floppy disk, tipo hard disk, in cui i dati sono incisi, sono registrati su cerchi concentrici. Quindi qui abbiamo dei cerchi concentrici, qui abbiamo una spirale dall'interno verso l'esterno, mentre qui la numerazione nel caso dell'hard disk parte dall'esterno verso l'interno. In genere, per quale motivo si parte dall'interno nel caso di un CD-ROM? Si parte dall'interno perché questi dischi hanno diverse grandezze, ma tutti quanti in comune partono sempre dalla parte centrale. Quindi per questo motivo si comincia a leggere dal centro. Vi faccio osservare un semplice fatto. Non so quanti di voi possiedano, per esempio, un lettore di CD musicali a casa. Allora, se prendete un CD, adesso non ho qui alla mia portata purtroppo un CD. Nel CD, quando voi inserite il CD e cominciate a fare il play della musica, osservate che inizialmente, laddove c'è la possibilità di vedere, perché spesso c'è una piccola finestra trasparente, quindi che permette di vedere la rotazione del disco, osservate che quando comincia il play della musica, osservate che il disco gira più rapidamente, proprio perché comincia da una parte interna che deve essere letta più rapidamente. Adesso spiegherò il perché. No, anzi, diciamolo subito, visto che ci siamo. Poiché i cerchi interni della spirale, anche di questa spirale, sono più piccolini, questi cerchi interni, in qualche modo io per leggere, per mantenere costante il flusso dei dati sotto la testina, sono costretto a far ruotare il disco più rapidamente. Quindi inizialmente quando vediamo il primo brano, vedete che il disco gira più rapidamente. Quando mi sposto dal primo brano a brani successivi, fino ad arrivare al dodicesimo, tredicesimo brano, quanti ce ne sono su un CD musicale, ad esempio, cominciate a osservare che la velocità decresce, cioè il disco comincia a girare più lentamente. Perché? Perché quando mi trovo all'esterno del disco, basta un numero inferiore di giri per assicurare una quantità di dati costante sotto la testina che scorre. Qualcuno a questo punto mi avrebbe potuto chiedere, alzando la mano, ma come mai su un hard disk normalmente i numeri dei giri sono costanti? Per esempio, noi abbiamo i dischi dati di targa, abbiamo per esempio, come ho detto prima, 10.000 RPM, cioè 10.000 rounds per minutes. Quella velocità è costante, non lo è invece nel caso del CD-ROM. Nel CD-ROM perché è costruttivamente fatto diversamente, c'è una spirale. Invece il CD, essendo fatto, avendo una logica costruttiva, le tracce essendo concentriche, cioè concentriche, ci permettono con una geometria variabile, di cui andremo tra qua un istante a dare qualche specifica, di avere comunque una velocità costante. Perché? Perché i dati letti internamente di un disco sono un numero inferiore, proprio perché è più piccolo la parte centrale, rispetto a una parte di dati letti esternamente. Adesso andremo a definire proprio queste informazioni. Per intanto, tutte le cose che ho detto ci inducono a definire due parametri che sono molto importanti, che si chiamano CLV e CLV. CLV significa Constant Linear Velocity, quindi è una velocità lineare costante. Quindi in questo caso è il CD-ROM. Quindi che significa? Che, come ho detto prima, per mantenere questa velocità lineare costante, se mi trovo nelle parti interne, dovrò girare più velocemente. Se mi trovo nelle parti esterne, potrò girare più lentamente.
Un disco classico, invece, diciamo, per esempio, un floppy disk è un disco CAV, Constant Angular Velocity, c'è una velocità angolare costante. Ecco perché si può parlare di rounds per minutes. Tra l'altro, ragazzi, immaginate che da un punto di vista costruttivo sarebbe molto arduo far accelerare e rallentare un hard disk. Perché? Perché mentre nel caso di un CD la musica viene letta lentamente, quindi dopo il brano 1 viene il brano 2, quindi con dolcezza ci spostiamo tra le varie tracce per la lettura di esse. Nel caso di hard disk, la testina invece è estremamente veloce. Vi ho detto poco fa che abbiamo questa calamita al neodimio, che è estremamente potente, che serve proprio per migliorare la velocità di accesso nei vari punti del disco, quindi è estremamente veloce. Quindi sarebbe impensabile, da un punto di vista proprio pratico, far variare la velocità quando mi sposto sui vari punti dell'hard disk. Per questo motivo, diciamo che i dischi devono utilizzare un'altra strategia per assicurare un quantitativo di dati che sia opportuno rispetto alle varie zone lette del disco, cioè le zone esterne e le zone interne dell'hard disk. Chiaro? Dischi Z-Cav. Cosa sono i dischi Z-Cav? Allora, sono particolari dischi, innanzitutto appartenenti alla famiglia dei dischi Cav, quindi a velocità angolare costante, ma che implementano una particolare strategia perché hanno una geometria di divisione del disco diversa rispetto a quella fino adesso raccontata. Perché? Allora, quando si realizza un disco, quando si costruisce un disco, e le superfici del disco contengono una sostanza ferromagnetica. Questa sostanza ferromagnetica è uniforme in qualunque punto del disco, quindi se mi trovo all'interno o mi trovo all'esterno, la densità è identica. Questo cosa comporta? Che se percorro una traccia più interna, quindi avrò una lunghezza minore, se mi trovo all'esterno avrò una lunghezza maggiore, che poiché stiamo considerando che il disco ha una densità di particelle ferromagnetiche uguale, gioco a forza vuol dire che noi potremmo ipotizzare di incidere un numero di tracce all'esterno maggiore rispetto a quello interno, perché la densità è uguale, ma la percorrenza è maggiore. Quindi possiamo sfruttare questa possibilità per avere un numero maggiore di tracce verso l'esterno. È ciò che si fa proprio per realizzare questa tecnologia del zombie recording, questa strategia che permette vedete, di avere un numero di tracce verso l'esterno superiore del numero di tracce che ho verso l'interno. Quindi stiamo implementando proprio questo metodo del ZBR, zombie recording. Quindi in questo caso vedete che io ho più informazioni rispetto a questo disco, quindi ho memorizzato un numero maggiore di informazioni in questo caso rispetto a questo caso. Ovviamente, data la variegazione della geometria di suddivisione, ciò comporta uno sforzo di calcolo maggiore per riuscire a leggere e scrivere in generale, ad accedere al disco, proprio perché vedete la geometria è più complessa rispetto a questo tipo di geometria. Bene. Detto questo, valutiamo adesso il partizionamento di un disco. Allora, un disco fondamentalmente può contenere diverse zone che sono congrue tra di loro, che queste zone le chiamiamo partizioni, le partizioni di un disco. Conviene avere partizioni che raggruppano un numero di tracce vicine per evitare appunto che la testina debba andare troppo su e giù, avanti e indietro. Quindi il confinamento è molto importante, cioè avere una diacenza di tracce. In questo caso, per esempio, ipotizzo un gruppo, in questo caso azzurrino, di tracce, che è una partizione, un'altra partizione ancora qui in mezzo, e poi al centro ancora un'altra partizione. Ovviamente, ragazzi, io per ognuna di esse avrò una prestazione diversa, perché va da sé che poiché abbiamo un numero di settori maggiore all'esterno e poiché la velocità angolare del disco è costante, significa che io qui, utilizzando un partizionamento del genere, esternamente con un giro leggo un numero maggiore di informazioni rispetto al numero interno. Ecco perché, ragazzi, spesso e volentieri,
Quando si installa un sistema operativo, è la prima cosa che si installa su una macchina per far sì che esso vada a sovrascriversi in un disco vergine più le parti esterne. Può capitare che per motivi di riformattazione, per motivi diversi, che in questo momento non riesco a immaginare, ma diciamo che comunque ci sono tanti modi per i quali, tante cause per le quali io posso immaginare di scrivere dati. Il sistema operativo, in particolare in parti diverse dell'hard disk, ma questo renderebbe il sistema operativo più lento. Quindi, una raccomandazione che si fa sempre quando si installa un sistema operativo su una macchina, quindi in particolare su un disco, di installare sempre il sistema operativo che si vuole utilizzare di più sulla parte più esterna, perché quando il disco gira, sulle parti più esterne sarà più veloce, mentre sulle parti più interne sarà meno veloce. Chiaro? In particolare, diciamo. Al di là dell'installazione del sistema operativo, anche le partizioni devono essere incise in gruppi. Vedete in questo caso, quindi l'azzurrino qui, quest'altro grigio qui e quest'altro arancione qui. Ho ancora un altro tipo di partizionamento in quest'altro disco. Vedete qua questo giallo, questo grigio, questo blu. L'importante è che le partizioni nelle quali vado a suddividere il mio disco siano tracce confinanti, in maniera tale che quando io mi devo spostare. Non devo sbattere troppo avanti e indietro, ma rimarrò confinato nella zona nella quale ho definito la mia partizione. Quindi vedete anche in questa circostanza tutti questi dischi concentrici possono idealmente definire tanti partizionamenti di un hard disk. Però vi ricordo ancora una volta che è molto importante mettere all'esterno ciò che riteniamo più importante, importante nel senso che vogliamo che venga elaborato più velocemente, quindi subito viene raccolto dal sistema nella lettura, perché effettivamente con un giro abbiamo più dati letti, proprio perché il giro esterno ha una misura maggiore rispetto al giro interno, alla circonferenza interna. In generale. Quello che conviene fare durante l'uso di un sistema è una sorta di defragmentazione. Sicuramente molti di voi conosceranno, soprattutto nel caso di Windows, c'è una sorta di defrag, un'applicazione che serve per ricompattare un hard disk. Che cosa serve? Allora, vedete, in questo caso, immaginate a un certo punto nel mio uso di un disco, scrivi e cancella, scrivi e cancella, scrivi e cancella, a un certo punto potrò avere una situazione che idealmente potrebbe essere come questa qui, dove le aree verdi sono quelle occupate e le aree bianche sono quelle libere. E quindi diciamo che c'è una sorta di frammentazione, uno sbriciolamento dei file lungo tutta la superficie del disco. Addirittura possono verificarsi dei casi in cui, soprattutto i file molto lunghi, possono essere frammentati e possono costringere la testina per ricomporre tutto il file a scorrere proprio dalle parti più esterne e più dalle parti interne. E questo non è un problema soltanto energetico, ma è un problema proprio di velocità. Cioè, ricomporre questo oggetto comporta uno sforzo notevole, ma soprattutto poi alla fine decade la prestazione. Quindi quello che conviene avere è la possibilità di compattare di tanto in tanto tutto il file system, per esempio, in modo tale da avere una situazione come questa qui disegnata qui sotto. Quindi prima del trattamento io avrò una situazione del genere, deframmentata, cioè le parti verdi che sono le parti occupate, sparpagliate lungo il disco. Dopo la compattazione, essenzialmente avrò tutta una situazione compattata verso, ad esempio, nell'esterno. Perché compattato verso l'esterno? Qualcuno avrebbe potuto dire, professore, ma non possiamo pure compattare verso l'interno? Sì, però è ovvio che, diciamo, dovendo sfruttare una risorsa, sfruttiamola al meglio, quindi ci andiamo a posizionare verso le parti esterne. In realtà vedremo a breve che si può fare anche molto di più. Perché? Perché si può ipotizzare di ordinare gli oggetti che vado a spalmare verso l'esterno del disco, ma di ordinarli proprio in base alla frequenza di uso. Ci sono molte applicazioni che fanno questo di defragmentazione. In parole povere, ragazzi, non faccio il nome per non fare pubblicità, ma in realtà una di queste applicazioni cosa fa? Studia l'uso che voi fate del file system, quindi analizza quali sono i file che voi utilizzate di più e quali sono i file che utilizzate di meno.
Quindi, dopo una fase di analisi, voi lanciate un programma che va in background, lui vi osserva durante il vostro lavoro. Dopo un certo numero di ore, lui ha fatto un'analisi, una statistica, e quindi in questa analisi, in questa statistica, riesce a percepire, a sapere quali sono gli oggetti, i file in particolare, che utilizzate di più e quali sono gli oggetti che utilizzate di meno. Quindi, quando va a fare un defrag, cercherà, sì, metterà tutto verso l'esterno, però dando priorità all'esterno, prima gli oggetti che sono più utilizzati e poi gli oggetti che vengono meno utilizzati. Sicuramente il sistema operativo è l'oggetto che deve essere quello privilegiato, quindi l'oggetto sistema operativo dobbiamo trovarlo necessariamente nelle tracce più esterne del nostro hard disk. Quando abbiamo una elevata frammentazione, come in questo caso, ragazzi, dovendo leggere un file, possono capitare delle situazioni come questa qui. Vedete, il dato sta qui, 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 qui. Sembra davvero una caccia al tesoro e non, questa situazione non ci piace affatto. Vogliamo noi una situazione più tranquilla, come per esempio questa qui. Vedete che dopo che ho fatto una deframmentazione, perché è più veloce il disco? Perché tutti i dati vengono raccolti muovendo poco la testina. Vedete che in questo caso, ecco, vedete tutto a parità di file. Qui devo percorrere, se vado a misurare proprio tutte queste percorrenze su e giù, su e giù, su e giù, devo misurare uno svariato numero di centimetri che comunque comportano poi una perdita di tempo per recuperare tutti i pezzi che mi servono del file. Se invece il file è confinato in una zona ben precisa, gli spostamenti della testina sono molto piccoli. Quindi diciamo che la lunghezza di questa spezzata, ovviamente si vede anche a occhio nudo, è più piccola di questa lunghezza. Quindi di conseguenza io riesco a leggere il file più rapidamente. Quindi la sostanza e la morale della favola non è studiate, studiate, ma deframmentate, deframmentate, deframmentate. Fa crescere notevolmente la prestazione del vostro sistema. Ecco, vedete, questo è un esempio di un'altra applicazione di deframmentazione. Che contempla per ogni disco più partizioni. Vedete, io ho un disco partizionato e ho possibilità di deframmentare, però intanto questa applicazione, lo scopo di questa mia schermata è quello di farvi vedere che un unico disco fisico può essere visto da un punto di vista logico come più dischi. Quindi ho la possibilità di una suddivisione, di una anche questa è una sorta di virtualizzazione, perché il disco non è più quello necessariamente quello che è fisicamente, ma quello che viene definito attraverso le impostazioni che vado a definire. La deframmentazione, ecco, tipicamente parte da una situazione del genere, vedete, è molto sparpagliata e questa è un'applicazione che poi alla fine darà una compattazione della parte occupata, tutta da un lato. Molto spesso, quando si parla di algoritmi di scheduling di un hard disk, si confrontano con gli algoritmi di scheduling di un ascensore. Noi abitiamo in Italia, dove fondamentalmente i palazzi non sono altissimi come nelle grandi città dell'Asia, degli Stati Uniti. E immaginate in un grattacielo di 60 piani, 70 piani, un ascensore che va su e giù. E dove ci sono delle persone che effettuano delle chiamate, è molto importante stabilire quale sia il percorso che deve compiere l'ascensore affinché si possa ottimizzare, quindi consumare meno energia elettrica, oppure affinché si possa avere un tempo di attesa da parte degli utenti dell'ascensore il più piccolo possibile, il più basso tempo possibile. Quindi ci sono vari obiettivi che si possono perseguire. Quindi questo suggerisce spesso e volentieri il paragone tra lo scheduling di un hard disk con quello di un ascensore. In poche parole viene associata la percorrenza su e giù a quella di una testina dell'hard disk. Quindi un ascensore potrebbe essere vista proprio come la testina dell'hard disk che deve spostarsi e andare su e giù per soddisfare le varie richieste. In effetti, non so se avete fatto caso, se vi è stata possibilità, per quanti di voi per esempio sono andati negli Stati Uniti, hanno visto in qualche palazzo, la pulsantiera. Fondamentalmente noi abbiamo un pulsante di chiamata o un pulsante, si preme e arriva l'ascensore. In alcuni palazzi c'è invece una rotazione in salita o in discesa. Già abbiamo due bottoni, non solo quelli di chiamata, ma una chiamata in salita o una chiamata in discesa.
In molti palazzi, invece, negli Stati Uniti, addirittura abbiamo una pulsantiera che è composta dai numeri dei piani. Quindi io prenoto esattamente il piano. Quindi se mi trovo a un certo piano X e voglio andare a un piano Y, devo, vicino alla pulsantiera, digitare proprio il piano Y. Vicino alla pulsantiera esterna, non quella interna, ovviamente. Questo perché? Perché nel momento in cui il gestore, che possa essere un programma, che possa essere insomma, un software qualsiasi, che sposta l'ascensore ai vari livelli di chiamata, questo software può ottimizzare, in base a tutte le richieste che ha ottenuto, può ottimizzare effettivamente la percorrenza dell'ascensore. E immaginate che un palazzo con un numero enorme di piani, 50, 60, 70 piani, quanto sia importante questo tipo di gestione. Ovviamente, che cosa ci permette di gestire tutto ciò? La conoscenza, come al solito. Se conosco, so gestire. Se ipoteticamente in un palazzo di 60-70 piani ho soltanto il pulsante di chiamata, difficilmente riuscirò a stabilire, a perfezionare un algoritmo. Invece, se ho esattamente non il pulsante di chiamata, ma il pulsante di chiamata per dire a quale piano voglio andare, il sistema alla fine conoscerà, avrà molte informazioni. Cioè, per un certo istante, immaginate, noi abbiamo un taccuino sul quale abbiamo la persona del quinto piano vuole andare al decimo, quella del 24esimo al 30esimo, quella è una situazione molto variegata. E sulla base di questa grossa informazione che potremmo avere, posso decidere come spostare l'ascensore, quindi quali sono i passeggeri che devo prendere prima e quali sono i passeggeri che devo prendere successivamente. Ecco perché si parla spesso di algoritmo dell'ascensore. Bene, dunque, quando parliamo quindi di scheduling dell'hard disk, immaginiamo appunto queste percorrenze che abbiamo già visto, queste immagini abbiamo già visto in precedenza, proprio come un ascensore, la testina che va su e giù, e qui dobbiamo stabilire quale sia la percorrenza ideale in base alle richieste. Questo cosa comporta? Che per un certo istante noi dobbiamo già avere in nostro possesso già le richieste, cioè non è, le richieste non si presentano una per volta, per cui è chiaro che se si presentano una per volta scegliamo quella che si è presentata, ma se per un certo istante io riesco a collezionare un certo numero di richieste, allora su questa collezione io mi faccio un'idea e stabilisco chi prima e chi dopo, cosa conviene fare. Un po', ragazzi, paragonate tutto ciò allo scheduling della CPU. I processi non è che arrivano uno alla volta, se arriva un processo alla volta lo esegue e basta, ma se i processi arrivano insieme, almeno un gruppetto arriva insieme, io riesco a dare delle priorità e stabilire che cosa fare prima e cosa fare dopo. Quindi sostanzialmente, diciamo, anche se non è proprio la stessa cosa, però diciamo, sostanzialmente per grandi linee posso ritenere in linea di principio una possibilità prioritaria per gli algoritmi di scheduling del disco, quindi che permettano di andare su e giù secondo un certo criterio che può essere proprio una priorità. Vedremo appunto a breve proprio gli scheduling come sono realizzati in modo tale da minimizzare la percorrenza della testina, perché il tallone d'Achille di questi algoritmi cioè il tallone d'Achille proprio nella gestione di un hard disk. E proprio questo è quello di minimizzare la percorrenza, proprio perché sono tempi meccanici. Quindi per spostarmi, quando faccio questa spezzata, perdo del tempo. Quindi lo scopo principale è proprio quello di avere una spezzata più piccola po possibile, a cui corrisponde ovviamente un tempo di accesso più basso possibile, che è quanto vogliamo ottenere. Quindi abbiamo detto che fondamentalmente con lo scheduling del disco noi abbiamo il tempo di ricerca, che è proprio il seek time, che è proprio lo spostamento di questa testina, e questo in qualche modo dobbiamo cercare di contenere lo seek time complessivo, cioè tutti gli spostamenti complessivi. Mentre la latenza di rotazione, quella c'è poco da fare, perché vuol dire un disco quando sta ruotando, nel momento in cui siamo posizionati su una certa traccia, bisogna soltanto attendere, che la traccia, quel settore, anzi, quel settore, una volta che siamo posizionati su una certa traccia, dobbiamo attendere che quel settore particolare giri e arrivi sotto la testina per poter essere letto. Allora,
Gli algoritmi più importanti di gestione del disco, dell'hard disk, sono i seguenti. L'FCFS, come al solito, ragazzi, è un po' come il sale in tutte le minestre, no? Questo first come, first served c'è sempre, che ha il grande vantaggio di essere molto molto semplice. Tra l'altro, diciamo in genere, questo algoritmo è quello che si preferisce negli SSD, normalmente, perché poi anche lì ci sono delle gestioni particolari, perché non c'è un movimento meccanico, quindi come arrivano subito vengono esaudite le richieste. Vabbè, nel disco meccanico invece, quando arrivano le richieste, questa pioggia di richieste arrivano, il disco ancora deve compiere una serie di operazioni, quindi è più logico pensare questi algoritmi diversificati oltre l'FCFS per la disk tradizionale anziché per un SSD. Va bene, quindi raccontiamo un po' questi algoritmi di scheduling. Allora, il primo è l'FCFS, che come al solito stabilisce la priorità in base al primo arrivato. Infatti, l'FCFS è first come, first served. Poi abbiamo shortest seek time first, cioè prima i luoghi più vicini all'attuale luogo. Che vuol dire? Paragoniamo l'algoritmo dell'ascensore. Se per esempio l'ascensore ad un certo punto si trova ad un certo piano e al piano superiore c'è una chiamata, anziché andare altrove, visto che la chiamata è molto vicina, molto prossima alla mia, ne approfitto per fare una fermata subito vicino alla posizione nella quale mi trovo. Questo vuol dire che effettivamente servo prima i luoghi più vicini all'attuale luogo. Poi abbiamo gli algoritmi di scan. Come funzionano gli algoritmi di scan? Scan prende spunto un po' dalla scansione. Immaginate di percorrere, per esempio nel caso dell'ascensore, tutto in una direzione e poi tutto nell'altra. Cioè di fare scusate. Una sorta di spennellata che arriva fino da un estremo all'altro, quindi va su e giù, trocca un estremo e poi dall'altro. Questo algoritmo è noto come algoritmo di scansione. Queste scansioni però hanno delle varianti, quindi questi sono degli algoritmi principali, però vedremo a breve che non sono tutti gli algoritmi, questi sono soltanto quelli principali, che però possono essere esistere anche altri algoritmi. E poi ogni algoritmo può avere delle varianti. Direi quindi a questo punto di cominciare subito ad analizzare proprio questi algoritmi nella fattispecie attraverso gli esercizi. Ragazzi, nel compito o nell'interrogazione, qualunque sia il modo in cui dovremmo verificare la vostra conoscenza, questi algoritmi sicuramente capitano nella stragrande maggioranza delle volte. Quindi mi raccomando, fate un buon uso sia di questa lezione in particolare, sia della simulazione che metterò alla fine di questa spiegazione per avere un gruppo di esercizi sui quali poter effettuare delle prove di verifica. Va bene? Allora, cominciamo subito a parlare in più in dettaglio, attraverso un esercizio, proprio del primo algoritmo, l'FCFS, il first come, first served. Ecco, allora, ragazzi, questa scritta qui sopra sappiate che questa è proprio la traccia che viene data in un compito, tipicamente, ovvero sia il candidato dica qual è la distanza della testina di un hard disk che percorre, misurata in cilindri, cioè in quanti cilindri percorre la testina, per assolvere a tutte le richieste che vengono a presentarsi. Il disco deve essere ovviamente di una certa misura, di una certa geometria. Per esempio, in questo caso io ipotizzo che un disco abbia 200 cilindri, che ovviamente come numerazione partono da 0 e arrivano a 199. La coda delle richieste è la seguente: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. E ovviamente dobbiamo fare un'ipotesi su dove si trova la testina all'istante iniziale. Per esempio, in questo caso la testina è 53. Quindi l'esercizio che può essere dato è proprio questo: data questa assegnazione, questo setup iniziale, quindi con questo disco, con queste richieste, con questo posizionamento iniziale della testina del disco, devo stabilire attraverso l'algoritmo FCFS, devo misurare qual è la percorrenza che devo effettuare per assolvere a tutte le richieste. Allora, in questo caso, siccome sto utilizzando l'FCFS, il first come, first served,
Io partendo dalla 53, dalla posizione 53, vedete, innanzitutto ragazzi, ho numerato da 0 fino a 199. Vedete, immagino che questo rettangolo giallo sia il disco sul quale devo muovere la mia destina. Allora, idealmente comincio a scrivere mano a mano i valori, così come sono scritti qui sulla coda delle richieste. Quindi il 53 più vivo si trova qui, l'ho scritto, e la posizione iniziale della testina. Dove vado? Beh, se la prima richiesta è il 98, e siccome sto utilizzando un FCFS, quindi da 53 devo andare a 98. Dopo 98, dove vado? Devo andare a 183, vedete, e così via. Quindi questo bel zig-zag che sto facendo per andare dalla prima richiesta, cioè a partire dal 53, poi dal 98, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'ultima richiesta, che è questa qui, che è il 67, vedete? Ultima richiesta è 67. Percorro un certo numero di cilindri che vado a misurare. Quindi, alla fine, la risposta che dovreste dare a questo punto esce fuori da una differenza. Dovreste fare quanto misura la percorrenza da 53 a 183, più la percorrenza da 183 a 37, più la percorrenza da 37 a 122, più da 122 a 14, più da 14 a 124, più da 124 a 65, più da 65 a 67. Se fate la somma di tutte queste percorrenze, alla fine vi verrà un totale di 640 cilindri, che è la risposta al problema. D'accordo? Vediamo adesso il caso. Questo è il caso dell'FCFS. Vediamo a parità di dati, cioè con lo stesso disco, con la stessa coda di richieste e con lo stesso cilindro iniziale, per l'algoritmo SSTF. Allora, questo algoritmo, quindi partiamo dallo stesso numero, gli stessi valori, scusate, quindi con questo stesso disco, con la stessa coda delle richieste, con lo stesso posizionamento iniziale della testina. Allora, in questo caso, shortest seek time first, cioè quello che è più vicino a me, istante per istante. Vediamo insieme. Vediamo subito l'inizio, poi lascio a voi lo svolgimento complessivo dell'esercizio. Allora, se io all'istante iniziale mi trovo a 53, mi trovo qui, e se so che tutta questa è la sequenza che devo in qualche modo elaborare, qual è il valore più vicino a 53 tra questi valori? Allora, il valore più vicino a 53, se fate caso, è proprio il 65. In effetti, da 53 mi sposto a 65. Adesso la posizione attuale non è più 53, ma 65. Considerando il 65 in questa lista, qual è il punto più vicino a me? Evidente, il 67. E infatti, dal 65 mi sposto al 67. Quindi, quando sono arrivato a questo punto, posso depennare 65 e 67 perché li ho già elaborati. E restano tutte le richieste che vanno dal 98 fino al 124, cioè questa parte qui. Quindi quando mi trovo, la domanda che mi pongo, quando mi trovo adesso a 67 e devo elaborare il resto dei cilindri, su quale cilindro mi reco? Ovvero sia, partendo da 67, qual è il valore più vicino a me? E quindi vedrete che partendo da 67 il valore più vicino è 37, poi è 14, poi, fino ad arrivare all'ultimo valore che è 183. Ok? Questo algoritmo non è male, tant'è vero che rispetto al precedente ha un numero di cilindri di percorrenza molto minore, sono soltanto 236 cilindri, ma questo è evidente perché vedete che non c'è lo zigzag terribile che c'era prima. Questa spezzata ha una misura inferiore e quindi ci piace. Però, diciamo, questo algoritmo sicuramente ha una particolarità. Quale? Lo starvation, ragazzi. Che ti dico? La cosa starvation? Starvation significa morire di fame. Che vuol dire morire di fame? Poiché volta per volta io do priorità al cilindro che è più vicino a me. Se mano a mano che io elaboro dei cilindri, arrivano sempre continuamente delle richieste su dei cilindri che sono sempre molto vicini a me. Se ci sta anche una richiesta di un cilindro lontano, non gli darò mai retta perché è molto lontano. Quindi potrebbe esserci il rischio che quel cilindro non verrà mai elaborato. Se vogliamo fare il paragone con l'ascensore, applicando un SSTF a un ascensore,
Significa che io mi sposto con l'ascensore sempre ai piani più vicini a me attualmente, cioè al mio ascensore, il punto corrente nel quale l'ascensore si trova in quell'istante. E magari una persona che sta all'ultimo piano, molto lontana dal punto nel quale io mi trovo al centro del palazzo, non verrà mai esaudita nella sua richiesta perché è troppo lontana. Quindi questo non è, come dire, è un caso che dovrebbe essere in qualche modo corretto. Ci sono vari correttivi. Se vi ricordate, nel caso dei processi, quando un processo che ha bassa priorità non viene mai considerato, ad ogni passo in cui non viene considerato, gli si dà un bonus di considerazione, quindi che fa aumentare la sua vecchiaia, l'aging. Quindi, oltre una certa misura, comunque viene preso in considerazione. E diciamo, si potrebbe anche ipotizzare qualcosa del genere anche in questa circostanza. In realtà, diciamo che ci sono anche altri algoritmi che possono ovviare a questa condizione. Vediamo. Per esempio, in questo caso parliamo dell'algoritmo dello scan. Lo scan, come abbiamo un po' anche descritto qualche slide fa, non fa nient'altro che fare delle spennellate, va su e giù. E questo corrisponde molto a quello che principalmente fanno la gran parte degli ascensori. Infatti, lo scan è quello che più si avvicina all'algoritmo generale dell'ascensore. L'ascensore va comunque, fa queste spennellate su e giù. In realtà, in questo caso, partendo per esempio dal cilindro iniziale, come al solito, la testina posizionata dal cilindro iniziale numero 53, per esempio, immaginiamo che sia in viaggio verso zero, quindi in una fase decrescente di analisi dei cilindri, quindi arriva fino allo zero. Però osservate che in questo caso lo zero non era nella coda delle richieste, non c'era. Se c'era era meglio, perché comunque siamo arrivati a zero e tanto vale fare qualcosa, ma non c'è. Quindi in questo caso, diciamo, io parto da 53 e scendo fino a toccare l'estremo inferiore e poi risalgo fino a toccare eventualmente l'estremo superiore e così via. Se ulteriormente c'erano altre richieste, io qua avrei continuato, sarei arrivato fino a 199 e poi sarei dovuto tornare indietro. Questo algoritmo, quindi diciamo che per certi aspetti non soffre dello starvation, perché comunque è assicurato attraverso l'andirivieni totale su tutti i piani di questo ascensore, è assicurata un certo tempo massimo di attesa da parte di ogni processo, da parte di ogni richiesta di cilindro, perché comunque sì, potrò fermarmi e quindi perderci un po' di tempo, perché mi sto fermando in vari punti per leggere qualche dato dal disco, leggere o scrivere qualche dato dal disco, ma comunque diciamo la percorrenza è assicurata e mi garantisce che in qualche modo sto per arrivare da un estremo all'altro per poi ritornare indietro. Questa strategia però soffre anch'essa di uno svantaggio. Vediamo se qualcuno si pensa, se qualcuno magari preme pausa, riflette e poi va avanti, mi farebbe piacere. Non lo so a controllarvi, però fatelo. Pensateci un attimo prima di andare avanti. Bene, mi presumo che a questo punto l'abbiate fatto. Nessuno ci è arrivato. No, spero di no. Qualcuno ci era arrivato. Qual è lo svantaggio di questa tecnica? Quando io arrivo a fine corsa, ecco, magari facciamo finta, mi trovo nel cilindro 183. Che cosa succede? Io devo arrivare comunque fino a 199 e poi tornare indietro. Ma quando io sto facendo una certa percorrenza, è probabile statisticamente che dietro di me si stia riempiendo di altre richieste, di altri cilindri. Quindi cosa comporta? Che quando io passo in una zona e quindi tocco in questo caso tocco il limite superiore che è 199 e torno subito indietro, è improbabile che ci siano le richieste nella mia vicinanza perché sono appena passato di lì. Quindi converrebbe in un certo qual modo alzare la testina e andare subito indietro, tornare subito quindi all'inizio da 199, una volta che sono arrivato ad esempio a 199, tornare immediatamente indietro. Perché indietro sono più risorse, perché sono più risorse, più cilindri chiamati, perché sono quelli che ho abbandonato da più tempo possibile. Cioè, quando mi trovo, in altre parole, quando mi trovo a 199, significa che le parti più antiche sono quelle più vecchie che ho toccato con tempo più lungo, sono proprio quelle più lontane da me. E
E sono quelle che probabilmente nel frattempo, proprio perché è trascorso più tempo, siano riempite. Cioè le spennellate, andare avanti e indietro, su e giù per l'hard disk, sono positive da un lato, però purtroppo, diciamo, per un altro soffrono di questo svantaggio, per cui bisognerebbe pensare a qualche strategia correttiva. In effetti, diciamo che si può parlare di uno scan circolare. Uno scan circolare appunto rende un tempo di attesa meno variabile. Perché? Perché effettivamente i processi che sono molto lontani da me, nel caso dello scan, devono aspettare molto tempo. Se invece io cosa faccio? Arrivato alla fine corsa, anziché tornare sempre indietro a fare queste spennellate, faccio un salto, quindi ecco, considero questa sorta circolare come se dopo la fine venisse subito all'inizio e non ritornare sulla parte localizzata, sulla parte finale per tornare di nuovo indietro. Cioè, ritorno indietro, ma ci ritorno con un salto immediato. Questo comporta che effettivamente alla fine riduco il tempo di attesa è meno variabile e questo algoritmo si chiama proprio scansione circolare. Però questo algoritmo, anche esso, diciamo, può essere migliorato. Perché? Perché in realtà, ecco, questo è il caso del circular scan, vedete ragazzi, io quando arrivo alla fine, vedete, 199, ritorno subito indietro, vedete, però è comunque la percorrenza che vado a misurare, in questo caso sono 300 a due cilindri, però diciamo che è molto rapida questa percorrenza perché non devo fare fermate. Stavo dicendo, questo algoritmo comunque soffre di una malformazione, se vogliamo chiamarla in questo modo. Cioè, in qualche modo, io vado ad effettuare una percorrenza su tutto il palazzo, dal piano 0 al piano 199, quindi su tutto il disco, dal cilindro 0 al cilindro 99. Invece converrebbe eventualmente fermarsi laddove richieste oltre non ce ne sono più. E in effetti ci sarà l'algoritmo che si chiama il C-look, quindi che è circolare, sì, è circolare. Però look significa che guarda avanti. Quindi in qualche modo, se non ci sono richieste oltre, non va. Quindi lo stesso algoritmo, cioè lo stesso esempio di prima, se lo vado a realizzare, quindi utilizzando un algoritmo di look circolare, in questo caso che succede? Che quando arriva a 183 non va a sbattere a 199 per poi tornare indietro a 14, ma no, direttamente a 103 torna subito indietro. E va a 14. Anche in questo caso non scende in giù a toccare 0 perché non c'è la richiesta di 0, ma da 14 va a 37. Quindi in complesso diciamo che percorre 322 cilindri e questa cosa sicuramente ottimizza l'uso di questa periferica. Quale scegliere? Quando bisognerà effettuare un algoritmo di scheduling? Non è una domanda banale, perché per esempio sicuramente ci piace molto l'SSTF, perché tanto è vero che è comune ed attraente, ma ad esempio invece per quanto riguarda periferiche, oppure sistemi che hanno molte unità a disco, convengono per esempio in quel caso scan e gscan. Sono dati anche spesso anche di tipo sperimentale, confronti sperimentali che ci determinano questi algoritmi, attestano che questi algoritmi siano quelli migliori. Quindi in genere dipende, come al solito, non c'è, come dire, un algoritmo che a priori possa definirsi il migliore, dipende sempre dal contesto nel quale andremo ad utilizzare un certo algoritmo. Con questa applicazione proveremo a generare alcuni esercizi utili per la verifica dello scheduling del disco. Quindi mi auguro che voi usiate questa parte proprio per effettuare delle verifiche, sulle conoscenze che avrete acquisito. Allora, vi vediamo un po' insieme questa applicazione come funziona. Innanzitutto vedete che qui ci sono, quattro rettangoli che sono relativi agli scheduling dell'FCFS, il primo, First Come First Served, il secondo è relativo all'SSTF, Shortest Time First, poi abbiamo il box dello scan e poi quello del look. Per
Per quanto riguarda lo scan e il look, possiamo optare per le versioni del C-Scan per lo scan e per il C-Look per il look. Allora, vediamo insieme subito un esercizio. Clicco su questo pulsante, genere esercizio. Subito si viene in maniera random a riempire questo piccolo pannello. Che cosa c'è scritto qui? Abbiamo la posizione iniziale della testina, 109. Abbiamo la seguente coda delle richieste, in questo caso è 3, 176, 68, 95, 94, 95, 188, 163, 61, 135. Il numero dei cilindri, in questo caso 200. Ragazzi, ricordatevi molto bene che quando si parla di, ad esempio, come in questo caso, 200 cilindri, la numerazione dei cilindri parte sempre da 0, quindi dovremmo parlare da 0 a 199, ok? Bene, detto ciò, io automaticamente prendendo questi pulsantini qui sotto, procedo step by step con l'esecuzione dell'esercizio. Allora, il primo passo, quando clicco sull'inizio, ovviamente posiziona il primo punto di accesso alla posizione iniziale della testina, che è 109. Quindi se io vado su questo punto, vedete che c'è scritto 109. In effetti, su ognuna delle box relative alle quattro simulazioni c'è scritto 109, come potete osservare. Quindi il primo punto è la posizione iniziale della testina. Poi continuo e il secondo punto, per esempio, in questo caso è il 3. Quindi vedete che in questo caso procedo in questa direzione, obbligata perché è il primo punto, quindi c'è poco da verificare. Man mano che procedo, vedete, io svolgo l'intero esercizio fino ad arrivare alla fine. Si disegna graficamente tutto l'esercizio, eccolo qui, quindi è completato. Quindi in questo caso specifico vi do direttamente i risultati, in modo che voi, al di là del grafico, potrete effettuare un riscontro con le vostre verifiche. Quindi in questo caso, questo esercizio con il First Come, First Served ha dato come risultanza della distanza totale 710. 291, 286, 264. Nel caso dello scan, in questo caso per default avevamo una direzione in salita, cioè verso la parte crescente dei cilindri, ma potevamo dare l'esercizio anche in parte decrescente. Quindi in questo caso vedete che il numero dei cilindri attraversati, in questo caso è 285, che era diverso dalla salita. Guardate, 228. 285, ok? Inoltre abbiamo anche l'opzione del circular scan, quindi io attivo questa opzione, vedete che qualcosa è cambiato, quindi in questo caso io ho il 331 come distanza percorsa, in salita ho il 383. Vediamo anche il look, in questo caso sempre come direzione iniziale in salita. Ho la distanza totale 264, che se attivo il C-Look, questa distanza diviene, per esempio, diviene 356 cilindri, che in caso di discesa, vedete, diventano per esempio 344. Proviamo a generare ancora un ulteriore esercizio. Dunque, in questo caso, a posizione iniziale della testina 187, la coda delle richieste è 47, 169, 3, 89, 103, 135, 155, 131, 135, 17. Il numero di cilindri proviamo sempre con 200, quindi composizione iniziale della testina 187. Io premo direttamente il play, in modo che ho tutto l'esercizio già preparato. Quindi nel caso specifico, nel first come first served, ho una distanza totale di 726, un SSTF di 184, un C-Scan con direzione decrescente, e con distanza totale 184, con opzione di C-Scan. Se non ci fosse stata l'opzione di C-Scan, ecco, avremmo avuto 184. Quindi in questo caso è uguale. C-Scan o scan in questo caso sono identici. In caso di salita, vediamo un po' che cosa sarebbe successo. Quindi in questo caso io avrei avuto il numero totale di cilindri attraversati 380, la distanza totale. Se io disattivavo l'opzione di circular, vediamo, ecco, in questo caso c'è la differenza, era 208. Nel caso del C-Look,
Quindi abbiamo, con l'opzione di circular look attivata, abbiamo distanza totale 350 con opzione salita, con opzione di discesa abbiamo 184, senza opzione di circular abbiamo in questo caso ad esempio 184 cilindri attraversati. Bene, allora io mi auguro che appunto questa parte venga utilizzata proprio per scopo esercizio. Vabbè, facciamo così, ne genero ancora un altro, non lo commento, se non soltanto i risultati finali. Genere esercizio, quindi posizione iniziale della stina 141, questa è la coda delle richieste, sempre 200 cilindri, premo play. Allora, nel primo caso abbiamo 579, secondo caso 321, 253, terzo caso, il quarto, quello del look, 231. Bene, allora mi raccomando, sfruttate al massimo questo esercizio, questo tipo di esercizio, in modo che avrete la certezza di aver compreso bene questo tipo di argomentazione. Ok? Bene. Allora, dopo aver visto la struttura dell'hard disk e dopo aver parlato un po' di quali sono i principali metodi di scheduling dell'hard disk, vediamo adesso alcuni aspetti legati alla gestione dell'unità disco. Quando acquistiamo un disco nuovo, fondamentalmente dobbiamo sottoporlo a due operazioni: al partizionamento, quindi suddividere il disco in tante sottoaree, tante partizioni, e alla formattazione, quindi ogni area dovrà poi essere opportunamente formattata. Poi, comunque, se questo disco è un disco di sistema, dovremmo anche provvedere a inizializzare un blocco speciale che è un blocco di avviamento, dal quale per convenzione il firmware va a attingere i dati di inizializzazione del sistema operativo stesso. Le strutture più semplici e schematiche possono essere, se ricipriamo al vecchio beneamato DOS, che comunque riportiamo sempre, malgrado tutto, malgrado sia ormai un sistema che non è più impiegato, non è più utilizzato, però diciamo per quello che riguarda alcuni schemi concettuali è ancora assolutamente didattici, è ancora assolutamente valido. Quindi in questo caso specifico la configurazione del disco del DOS, del Microsoft DOS, MS-DOS, comportava un settore 0 in cui c'era un blocco di avvio e un settore 1 nel quale avevamo la file allocation table, poi avevamo la directory di root da quale si dipartiva tutto il file system, quindi il blocco di dati e le sotto directory. Con Windows non è cambiato tantissimo il discorso, nel senso che noi abbiamo comunque il disco l'abbiamo partizionato, vedete in questo caso ad esempio quattro partizioni, con una speciale area che si chiama MBR, Master Boot Record, c'è una zona nella quale sono informazioni di avvio. Quindi in questa zona che abbiamo qui esploso abbiamo un vero e proprio codice di avviamento con tanto di tabella delle partizioni che puntano a quale debba essere la partizione di avvio. Quindi non è importante mettere una specifica posizione, un certo sistema, perché grazie a questo puntamento io ho la possibilità opzionale di avere un multiboot, cioè posso scegliere in quale partizione devo effettuare il boot del mio sistema. Mi preme soltanto ricordarvi che vero è che voi potreste installare diversi sistemi operativi nelle varie partizioni, però ricordatevi che quello che voi riterrete quello da utilizzare più di sovente, più spesso, è quello che deve giacere nella prima partizione, perché per quanto detto sulla struttura del disco, nella partizione esterna del disco abbiamo una maggiore velocità di accesso, quindi sicuramente il sistema operativo è più performante. L'area di avvicendamento, che cos'è l'area di avvicendamento? Allora, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di paginazione della memoria, abbiamo detto che, e quando abbiamo parlato anche di memoria virtuale soprattutto, abbiamo detto che ci sono una serie di pagine che devono essere caricate e scaricate dalla memoria, tra la memoria fisica e l'hard disk.
Quindi diciamo l'hard disk deve essere predisposto per un'area di scambio. Quest'area di avvicinamento può essere o un vera e propria system oppure una partizione vera e propria. Normalmente si dedica a una partizione nella quale appunto il sistema operativo sa di dover scaricare e caricare pagine da e verso la memoria centrale. Quindi questa parte del disco si chiama area di avvicendamento, che comunque va contemplata nell'ambito del discorso generale di gestione del disco. Parliamo adesso dei dischi RAID. Allora, qui adesso in questo caso cambiamo un po' argomento, nel senso che abbiamo parlato adesso del singolo disco fondamentalmente. Adesso invece, parlando di dischi RAID, parliamo della possibilità di aggregare insieme più dischi per avere un risultato sotto i termini prestazionali, di capacità, quindi di velocità, di affidabilità maggiore. Quindi, in effetti, mettere insieme i dischi, non è soltanto sommare le loro capacità, ma in qualche modo significa anche, modificare dei parametri, per poter migliorare, come abbiamo detto poco fa, proprio la prestazione in termini di velocità e la prestazione in termini di affidabilità. Quando parliamo di affidabilità, significa che dobbiamo essere capaci, in caso di errore, perché c'è una rottura fisica, per esempio su un disco, di avere comunque la possibilità di continuare a lavorare perché magari c'è una copia da qualche parte, una doppia copia, che quindi sopperisce a una determinata mancanza istantanea e continua a lavorare. Si parla di RAID, sono proprio di Array, Redundancy Array of Independent Disk, e realizzano proprio queste speciali combinazioni. Ovviamente ogni combinazione ha un nome, ci sono una serie di combinazioni, appunto c'è livello 0, livello 1, livello 2 e così via. Prima erano poche, poi nel tempo si sono accresciute le configurazioni di possibilità di aggregazione di dischi. Vediamo però, giusto per avere un'idea, quali sono quelle principali. Allora, le principali si chiamano proprio RAID livello 0, RAID livello 1, livello 3 e livello 5, che sono quelle più generalmente impiegate. Allora, quando si utilizza una combinazione di dischi a livello 0, diciamo che fondamentalmente noi stiamo usando due dischi disposti in un modo particolare. Forse è meglio che faccio vedere direttamente il disegno e così lo comprendiamo insieme. Allora, vedete, quando io ho un RAID 0, se ho dei dati, in questo caso ho A, B, C, D, una serie di dati che sono impilati qui, che devo salvare sugli hard disk, messi combinati, attaccati insieme, secondo la configurazione RAID 0, io cosa faccio? Spezzo il dato, in questo caso in due parti. Per esempio, metto a sinistra qui AC, a destra DB. Qual è la miglioria? Qual è il vantaggio che ottengo in un RAID 0? Ho una velocità che non, si è dimezzata. Perché se lo stesso dato io lo frammento e in maniera parallela lo scrivo su tutti e due i dischi, è ovvio che se prima ci mettevo un tempo 10 per scrivere tutti questi dati, adesso metterò un tempo 5, perché metà dei dati li scrivo su un disco e metà degli altri dati li scrivo sull'altro disco. Qual è lo svantaggio però? Lo svantaggio è che comunque questo sistema non dà garanzie di rottura. Perché? Perché i dati comunque non c'è ridondanza, cioè in questo caso sono spalmati e sono suddivisi. Ma se qualora dovesse rompersi uno di questi due dischi, noi comunque abbiamo perso dei dati. Abbiamo perso in questo caso AC, abbiamo perso DB, se si rompe uno dei dischi. Allora, diciamo, in questo caso, diciamo, nel RAID 0 io aumento come prestazione la velocità, ma non di sicurezza. Sicurezza intesa proprio nella capacità di garantire, in caso di rottura, comunque una continuazione dell'elaborazione. Con il RAID 1 invece io ho un incremento per quanto riguarda l'affidabilità. Perché? Perché i dischi, vedete, sono messi in parallelo, nel senso che se io devo scrivere i dati A, B, C, D, li scrivo in parallelo su entrambi i dischi. Quindi questa cosa comporta? Sicuramente non ho aumentato la velocità di accesso, perché ovviamente dovendo scrivere su un disco, la sua velocità massima non può essere superata. Scrivi in parallelo sui dischi, ma non può essere superata. Quindi
Quindi comunque resta complessivamente la velocità uguale a quella dei singoli dischi, con l'unico vantaggio che essendo parallelizzata la scrittura, qualora uno dei due dischi venga meno, io comunque posso da continuare a lavorare sull'altro disco. Quindi queste sono le due configurazioni RAID più semplici. Ma diciamo che in qualche modo io potrei, combinando molti dischi, cercare di ottenere entrambe le proprietà. Per esempio, se io faccio il RAID 0 più RAID 1, come illustrato in questa slide, io alcuni dischi, vedete, in questo caso li configuro insieme in mirroring. Mirroring significa specchio, nel senso che sono proprio collegati in maniera parallela. Quindi, non il collegamento, quello è un controller, attenzione. Parallela significa dal punto di vista logico, nel senso che io scrivo in maniera simultanea su entrambi i dischi. Quindi, in questo caso, io ho un effetto mirroring. Quindi, questi due dischi sono la stessa cosa. Questi qua sono mirrorati, questi qua sono mirrorati e questi qua sono mirrorati. Però esternamente, vedete che c'è questo nuovo bus qua esterno, faccio uno split dei dati, cioè spezzo comunque i dati. E in questo caso riesco, partendo dal dato iniziale ABCD, spezzando il dato in quattro parti A, B, C e D, ognuno di essi lo vado a scrivere su un gruppo di due dischi. Quindi in questo caso diciamo che la velocità 0 più 1 è quadruplicata, la velocità di accesso ai dati. Perché è quadruplicata? Perché su ogni batteria composta da una coppia di dischi non devo scrivere quattro dati A, B, C, D, ma uno solo, parallelizzato. Quindi in questo caso, avendo 8 dischi, ho sicuramente dimezzato il tempo di... anzi, no, ho dimezzato. 4 volte di meno il tempo di accesso ai dati, però ho anche una affidabilità maggiore perché comunque per ogni gruppo c'ho un mirroring. Quindi vedete, io se ho la possibilità economica, compro 8 dischi con un controller che sappia gestire questi 8 dischi e posso aumentare sia la prestazione in termini di affidabilità perché creo dei mirroring, sia in termini di velocità, perché spezzo i dati e cerco di parallelizzare gli accessi per ogni dato. Quindi per A va su 2 dischi, B su 2 dischi, C su 2 dischi e D su altri 2 dischi. In sintesi, i livelli RAID sono numerosi. In questo caso ne ho rappresentato giusto 7, da 0 a 6. I primi due, 0 e 1, abbiamo appena visti. Vedete come in questo caso questa lettera C sta per copiatura, 4 su 8 sono dedicati alla copiatura speculare. Poi dal 2 in poi si applicano dei codici di correzione degli errori. Quindi che significa correzione degli errori, ragazzi? Che pur se si verifica un errore, io riesco in qualche modo a risalire al dato stesso e ovviamente occorre una ridondanza. Queste sono argomentazioni che vengono studiate proprio nella teoria dei codici. Quindi io se ho un po' di ridondanza, pur avendo un errore, riesco comunque a ricostruire il dato. Perciò si chiama correzione degli errori. Quindi abbiamo dal 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi come potete vedere c'è questo P, che c'è questa parità che permette di questo codice di parità, quindi che sa simboleggiare proprio la possibilità di impiegare una sorta di algoritmo a correzione di errore. Ragazzi, l'aggregazione dei dischi ricorda molto quello che è anche possibile fare con la memoria centrale. L'aggregazione della memoria centrale, non so se vi ricordate, la memoria dual channel, doppio canale, che ricorda molto, se torniamo indietro giusto di qualche slide, ecco, vedete, ricorda molto un RAID 0, il dual channel, perché il dual channel permette di spezzare i dati in modo tale da renderli più piccolini e di rendere più veloce la scrittura su di essi, sulla RAM. In realtà questo che avviene con il RAID 0, quindi spezza un dato in due parti e lo scrive. Questa configurazione del RAID 0 assomiglia molto al dual channel che abbiamo, spero, credo, menzionato. Bene, connessione dei dischi. Adesso a questo punto abbiamo parlato dei dischi, abbiamo la struttura, gli algoritmi, abbiamo parlato dei dischi combinati tra di loro mediante le configurazioni RAID. Vediamo adesso a questo punto qualcosa sulle connessioni dei dischi. Ovviamente i dischi come vanno connessi al nostro sistema? O tramite delle porte opportune di input-output, per esempio come le porte SATA, come le porte IDE, EIDE del passato, comunque sono delle porte,
oppure possono essere collegati mediante un sistema distribuito, tipicamente attraverso un NAS. Il NAS è proprio Network Attached Storage, cioè un dispositivo di rete fondamentalmente il cui compito è quello di immagazzinare dati, immagazzinare e distribuire dei dati. Ecco, questo potrebbe essere come uno schema generale della memoria secondaria e così come connessa sulla rete. Quindi abbiamo il NAS, che sono il Network Attached Storage, poi abbiamo i vari client che fanno richiesta mediante la LAN oppure la WAN, quindi una rete, e possono accedere a questi dispositivi di memorizzazione. Questo è un esempio un po' più complesso, dove appunto abbiamo da un lato i client che possono connettersi tramite la WAN o la LAN, ad esempio, che si possa connettere a una SAN. La SAN è proprio una rete proprio specifica di memorizzazione, Storage Area Network, e qui sono connessi ad essi dischi RAID, server di dati, archivi di nastri, eccetera, eccetera. Con quindi una costante e continua interazione con, per esempio, il client che è dall'altra parte della rete LAN o della rete WAN. Ragazzi, ultime slide. Dunque, per quanto riguarda la memoria terziaria, giusto diamo qualche delucidazione. La memoria terziaria, sì, sicuramente anche se è interessante, comunque spesso è offline, per questo anche spesso viene terziaria, quindi non è attaccata direttamente. È di minore importanza, costi in linea massima a costi abbastanza bassi se li consideri, li rapportiamo al costo per gigabyte, per esempio. Comunque è anch'esso un elemento che da tenere in considerazione nell'ambito di un sistema di calcolo. Ovviamente spesso si parla di dischi rimovibili, normalmente la memoria terziaria sono proprio dischi rimovibili, per esempio dischi ottici, dischi letti e scritti con unità laser. Per esempio, storicamente un disco che ha fatto grande successo, una grande epoca nel nostro passato, erano i dischi Worm. Worm significa Write Once, Read Many. Sono dischi che erano incisi con un laser che bucava una pellicola di alluminio e quindi potevano essere scritti e letti poi un'infinità di volte, ed erano ritenuti, sono ritenuti come un dispositivo molto affidabile per la conservazione a lungo termine dei dati. I nastri, infine, anche se sono fra parte della memoria terziaria, hanno il vantaggio di costare poco, però hanno un grande svantaggio che per l'accesso ai dati, l'accesso diretto è complicato perché l'accesso è sequenziale, quindi insomma per recuperare un dato occorre attendere molto tempo. Ma normalmente i nastri vengono impiegati per scaricare dei veri e propri backup di intere configurazioni, quindi giustificato l'uso sequenziale di questa struttura. Tra i compiti del sistema operativo c'è proprio quello di uniformare la visibilità di tutte queste risorse che abbiamo, quindi parliamo di dischi, parliamo di CD-ROM, parliamo di pendrive, parliamo di nastri, qualunque sia la periferica. L'uniformare. E questa cosa comporta? Comporta in qualche modo di realizzare una sorta di macchina virtuale, cioè virtualizzare, astrarre. Questo permette effettivamente di utilizzare una risorsa su vari sistemi, indipendentemente da quale sistema operativo possa essere il sistema operativo di partenza. Immaginate, per esempio, un disco formattato FAT32 viene letto comunque dai sistemi macOS, deve essere letto da Android o da Linux e quant'altro. Quindi comporta un'astrazione che è notevole, che comunque da un lato permette la facilitazione per l'utente per l'accesso alla risorsa, ma dall'altro comporta un onere, quindi un calcolo che grava assolutamente sul sistema operativo. Tra l'altro, un modo semplice di condivisione è proprio il nome stesso del file. Quindi, indipendentemente da quale file system, su quale file system questo oggetto è stato scritto, dobbiamo essere capaci comunque di recuperare per intero l'informazione. Quindi, essere capaci di garantire un'integrità di informazioni. Quindi, non importa se quel nome è scritto su un CD o se è scritto su un hard disk, ma la consistenza deve essere la stessa. Quindi, l'astrazione serve proprio per mascherare questa differenza. Il numero enorme di memorie, di dispositivi che possono esserci nello sistema, quindi come nastri, dischi, pendrive, eccetera, eccetera, comporta
costituiscono nel loro complesso dei veri e propri jukebox informativi che vengono appunto gerarchizzati e vengono letti, gestiti dal sistema operativo e possono essere anche immersi nell'ambito di un contesto più ampio, per esempio quello di un cloud. Infine, valutiamo alcuni aspetti legati alla velocità. Sicuramente la velocità, quando parliamo di memoria terziaria, ovviamente non stiamo parlando di una scheggia, stiamo parlando di memoria sicuramente lenta. Quindi diciamo che gli algoritmi di gestione, di scheduling, che possono dare una priorità a un dispositivo anziché un altro o un file anziché un altro, sono sicuramente importanti e rilevanti, però la velocità in questo caso non è, grazie a Dio, un aspetto estremamente critico. Quando parliamo di velocità, dobbiamo parlare fondamentalmente soprattutto della latenza di accesso, che è appunto la quantità di tempo necessaria per accedere ai dati. Come per esempio quella latenza abbiamo visto a partire da un disco, quando parliamo del tempo che bisogna attendere quando dobbiamo, essendoci già spostati su un cilindro desiderato, dobbiamo attendere che il disco ruoti fin quando quel dato non capiti sotto la testina per poter essere letto. Il basso costo però della memoria terziaria comunque induce a un massiccio uso. L'uso che se ne fa spesso non è parametrizzato secondo la velocità, ma secondo la capacità del dispositivo. L'affidabilità, anche questo è un parametro che comunque deve importare quando si parla di memoria terziaria. Ecco, per esempio, i dischi magnetici rimovibili sono meno affidabili di dischi fissi, poi per logica costruttiva sicuramente cioè, ci sono delle differenze. Quindi è vero che noi per un certo verso vediamo tutto come se fosse un cloud, come se fosse un insieme, però comunque esistono queste differenze che ci inducono quindi a un uso differenziato, un uso intelligente. Spesso i dischi non sono l'ideale dal punto di vista dell'affidabilità, soprattutto se vista nel tempo, perché soprattutto un hard disk tradizionale abbiamo visto che ha un grave handicap, la delicatezza, l'abbiamo visto proprio in una delle slide. Basta poco, un urto per rendere inaccessibile lo stesso disco, non soltanto quella traccia sulla quale c'è stato un danno, ma proprio l'intero disco. Per questo motivo diciamo che sotto il profilo dell'affidabilità il disco non è proprio il massimo. Ripeto, la terziaria vista nel suo complesso come storage, diciamo, probabilmente i nastri possono essere ritenuti più affidabili, però hanno un tempo di accesso sicuramente più lungo. Infine, l'ultima slide, ragazzi, Ale, siamo arrivati proprio alla fine, riguarda i costi, ma è soltanto, diciamo, una slide molto semplice per dimostrare effettivamente di quanto spaventosamente siano calati i prezzi in questo caso sono i costi degli hard disk espressi per gigabyte. Guardate, per esempio, nel 2009 per gigabyte noi avevamo circa $12 e adesso per gigabyte, adesso nel 2017, stavamo a 2 centesimi. Cioè, c'è stato un crollo enorme. Volete questo picco? Questo qua è stato dovuto all'inondazione in Thailandia, ci fu un periodo in cui i prezzi nel 2012 aumentarono perché, essendo un paese produttore, con l'inondazione ci fu una scarsità del prodotto e quindi c'è stato un incremento. Quindi questo è appunto spesso visualizzabile in tutti i diagrammi di costo su base temporale dei dischi. Bene, ragazzi, questa volta è davvero la conclusione del corso. Sicuramente magari produrrò un altro piccolo video di conclusione. Che vi prego di vederlo perché magari ci saranno anche probabilmente anche qualche suggerimento. E che cosa dirvi, ragazzi? È stata un'esperienza per me molto importante, un'esperienza diversa dal solito. Fare un videocorso per certi aspetti è stato divertente inizialmente perché era una novità. Però, in definitiva, devo dire la verità, che preferisco 1.000 volte avervi di fronte. Spero tanto che questo periodo passi in fretta e
e che in qualche modo possa vedervi di persona ad uno. Nel frattempo non mi resta altro che dirvi di studiare, studiare e studiare e magari farmi anche delle domande, qualora non siano chiare le argomentazioni. Però vi prego di, prima di fare una domanda, per favore, controllate meglio, visto che avete la possibilità di vedere il video, che non si tratti di una errata comprensione vostra. Bene, detto questo, veramente vi abbraccio tutti quanti e spero davvero che questo corso sia stato positivo per voi e spero che in qualche modo abbiate avuto anche, come dire, il proponimento di andare a fare degli approfondimenti anche per conto vostro, perché significherebbe in quel caso che ho indotto in voi più che una conoscenza, la voglia di approfondire, quindi una voglia che nasce dalla vostra persona, non da me. Va bene, allora davvero un forte abbraccio e qualcuno direbbe ci vediamo quando ci vediamo. Veramente baci baci. Ciao.